Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e questo sappiate da subito che è un video molto casareccio. Lo sto facendo con il cellulare, la lucetta solida maledetta della scrivania, proprio perché sono tornata ieri da Milano, c'ho casa sottosopra, la valigia ancora da disfare e a me ogni viaggio mi stressa, che sia di 2 giorni, di un mese o di una settimana, a me mi stressa. Quindi ritorno sempre stressata e oltretutto stamattina mi sono svegliata presto, oltretutto, non so né dove sia finita la videocamera né se sia carica, quindi ho detto vabbè, visto che volevo fare un video per voi, ho detto faccio col cellulare, poi vabbè, mie gnappe non so proprio fiscali che si stanno attaccando alla qualità, cioè oddio, nel senso, sì, la qualità non è dei migliori, però non è che fa proprio schifo. Volevo fare un get ready with me con voi, ma in realtà, oddio, vi dico la verità, per farla in breve, senza sta spiegare, volevo dire che mi ero scordata di farlo. In realtà no, ho provato a farlo, ma mi ero messa da parte della e quindi si vedeva sempre sto stacco bianco, colore normale, bianco, questi flash di luce orribili, che io non gliela faccio a caricare un video così. Cioè, per carità, può essere che mo' in un video così ogni tanto uno sflashamento ci sarà, ma è relativo. Già che sto a gesticolare così e non si sflasha, là poco poco avvicinavo il pennello all'occhio cambiava il colore, quindi ho detto, visto che stasera c'è la festa di compleanno di un'amica mia e gli stiamo a organizzare una festa a sorpresa, faccio sto get ready e poi mi volevo attaccare le station con lo shadush blu. Però vabbè, mi attaccherò le station con lo shadush blu insieme a voi, famo 4 chiacchiere e vi faccio vedere quello che mi sono comprata a Milano. Io direi di attaccare subito queste station prima. Calcolate che mi sono cresciuti i capelli, questo è tutto ciò che mi è cresciuto in un anno e un mese. Un pezzo così, sì, ok. So che non è molto, però chi va piano va sano e va lontano. Dovete calcolare che a me i capelli e le unghie non mi crescono mai. Quindi questo è quello che mi è cresciuto in un anno. Però vabbè, pazienza. Intanto mi attacco queste station. Sono veramente carine. Poi è la marca, me l'ha inviata la VP Fashion. Che sarebbe sta marca qua con cui o con la quale ho già collaborato in passato, che me c'ero trovata benissimo. Se vi ricordate, spesso e volentieri nei video ho messo delle station che erano tutte nere e poi partiva tipo un marroncino e poi sotto un biondo. Quindi le ho riprese, ho preso sto colore pazzo, perché stanno, come voi sapete, vanno tantissimo sti colori pazzi, sti colori pastello, a me piacciono tanto, però io sinceramente non ci avrei mai coraggio di farmelo. Non so perché, boh. So che tante di voi hanno sti colori molto particolari, infatti fatemi sapere se ce li avete e se vi si sono rovinati i capelli, soprattutto nel farli. Perché so che dal biondo a falli non ci vuole niente, usi i bagni coloranti, i bagni di colore, quelli là. Ma se avete un colore scuro, tipo il mio, o già un castano scuro, per falli dovete decolorare. Io so che un pochetto si rovinano. Queste mi piacevano un sacco, perché c'è stava Denise che si stava a vedere le station sul sito perché se le voleva comprare. Io poi ho visto queste blu. Mamma mia, come mi sono innamorata! Non lo so, che poi cioè, è strano perché non è che sono tanto attaccata a sti colori strani, però queste erano troppo troppo belle. E stasera me volevo mettere, visto che ho fatto sto trucco che alla fine, bene o male, sì, è viola e nero, però non è una cosa proprio. Cioè, comunque pare quasi tutto scuro, se lo vedete dal vivo, no? Che la luce è. Se vede che è viola, al buio sembra tipo grigio, quindi diciamo è un colore abbastanza scuro. Volevo fare un outfit da dark black come mio solito e spezzare con ste station, che alla fine so blu. Mo' mi do pure sbriga a scenne perché mia madre, gli ho detto, ma metti a cuocere il sugo, io vengo a fare le pizzette. Se volete faccio il video su come faccio le pizzette, però no, vabbè, pizzette che so. Sono pizzette rosse. Non so se vi può interessare, se no mi inventerò una nuova torta. Ah, calcolate. Ho cambiato gusto in base ai dolci, sul genere dolci. Prima il mio dolce preferito era la mille foglie del McDonald's, la famosa mille foglie di M gialla. Mo' no, mo' mi piace il tiramisù, però non mi piace il tiramisù con il metodo de sbatti l'ovo, io faccio caca con la mousse, no?
E quindi niente, mi piace di più, però volevo provare un tiramisù fuori dal normale. Io lo provo, se è buono mi faccio la ricetta. Tipo bagnato con latte al posto del caffè. E boh, ci vuole mettere cioccolato bianco. Non so, volevo fare tipo un po' un impiccio. Se è buono vi faccio il video, così magari lo provate pure voi. Ok, sono rimasti questi qua, piccoli. Aspettate che se no va in piccio. Allora, separo ancora la testa. Che è facilissimo mettere queste stescio. Poi vabbè, da me l'avete visto un sacco di volte perché vi faccio sempre vedere come si mettono. Separate la testa a ciocche, ve ne mettete un po' la cieca. Poi se non sono messe granché bene, basta che non vi danno fastidio che vi sentite tirare il capello, se no, se non sono perfettamente dritte e simmetriche, chi se ne frega. E chiudete sti gancetti. Ok. Ta-da. E poi queste più piccolette le mettete ai lati. Che ce ne stanno generalmente 4. Queste piccole sono comode perché potete mettere magari anche dietro, dipende come vi piacciono di più. A me personalmente mi piacciono più messe davanti perché di solito i capelli da dietro li sposto tutti davanti così e quindi io dietro non li porto mai i capelli, è raro. Però c'è sta chi magari li porta sempre dietro così e quindi può caricare più dietro. Oddio, mi ha preso un dubbio. Ma vi ho fatto vedere cose che ho comprato. Calcolate che appena finisco di mettere i capelli, stoppo un secondo e devo vedere se vi ho dette le cose. Perché sti giorni so molto con la testa fra le nuvole. Quindi non mi ricordo se vi ho fatto vedere la roba. Vabbè, comunque queste sono station. Guardate che, cioè, guardate che belle. Io calcolate che ho già lavate perché. Le avevo fatte tutte ricce, però tutte da sopra, e me l'ero fatta ricce pure sui miei, non si vedeva niente, cioè parevano proprio i miei, capito, sciadusciati. Poi le ho lavate, non mi ricordo che shampoo ho usato, perché profumano una cifra. Cioè, guardate che belle. Se vi interessa ve lascio il link giù nel box. Queste, visto che ci ho avuto quell'altra, ve le consiglio proprio a occhi chiusi, perché quell'altra le ho strasfruttate, ce l'ho da 2 o 3 anni, non me se sono scapellate, non me se sono rovinate. E oltretutto in più mi regalano anche le mollettine di riserva nel caso se dovessero rompere. Poi è facilissimo riapplicarle sulla bandina perché vanno cucite. Aspettate che stoppo un attimo perché non so se vi ho fatto già vedere le cose che mi sono comprata. Oddio, ma io sto proprio rincoglionita, raga. Sono rincoglionita, non vi ho fatto vedere niente. Vabbè. Mo' vi spiego pure come ho fatto il trucco e vi faccio vedere quello che mi sono comprata. Allora, praticamente il trucco l'ho fatto con i prodottini nuovi di Essence. Mi sono comprata questo ombretto in penna, si chiama All That Grace. Questo ombrettino qui l'ho applicato partendo da un punto, facendo tipo una riga in giù, una in su, e poi l'ho sfumato con un pennello sporco di ombretto marrone. Dopodiché sono andata a prendere l'ombretto qua della Metal Glam viola e partendo da qua l'ho portato verso l'interno e l'ho sfumato poi col nero. Non vi posso dire che numero è perché per farvelo vedere sono andata a strappare la parte interna e quindi non ve so di e manco riesco a leggerlo da qua, però vi posso dire che questi ombretti così mi piacciono un sacco. Questi della Metal Glam, è vero che quando li prendete c'hanno quella patina dei brillantini sopra che dici oddio wow, fantastico. Poi quando andate a usare la patina sopra si leva. Però c'è da dire che comunque rimangono un po' brillanti, non esageratamente, però durano. C'ho quelli della linea normale che non uso perché anche col peggio primer, coi controcoglioni. A me entro un'ora mi vanno nelle pieghe. Mi fanno veramente schifo. Poi ho usato sotto l'arcata sopraccigliare dei
questa terra qui, che è la Shading Powder 01 Light, la tonalità. L'illuminante l'ho usato qui sotto, è veramente bello. È soprattutto scrivente, non so quei illuminanti trasparenti, capito? È proprio perfetto tipo per una illumina qua, mi piace un casino. E lo trovo abbastanza comodo se volete fare tipo quel contouring che faccio io al naso, che voi fate la pallina qua col marrone, all'interno ci mettete il colore chiaro. Io ho preso la più chiara perché non so se si percepisce dalla videocamera, sono diventata di nuovo bianco latte. Oddio, mi sono sempre piaciuta bianco latte, però sarà che mo c'ho 2 anni addietro delle lampade, quindi mi sono sempre vista colorata. Vedi, la verità, ogni tanto mi vedo fighissima, ogni tanto mi vedo cessissima, va un po' così. Vabbè. E poi ho usato sto mascara qui. Ce n'erano due, col packaging arancione e quello col packaging verde. Sono tutte e due volumizzanti, solo che quello col packaging verde era extra black. Ho preso questo perché mi stimolava di più lo scovolino. Sembravano quasi uguali, ma mi stimolava di più sto scovolino. Aspettate, aspettate un secondo, eh. Sto a caricare l'iPhone dal computer, quindi se mi se, come si dice, se mi si spegne il computer, poi mi si spegne l'iPhone, mi crolla il video, si spegne tutto, quindi sono andata un attimo a pigià. E mi stimola più questo. L'ho provato, anche stamattina che sono uscita senza ciapinte. È buono, ma niente di che. Comunque, si chiama Plump, no Clump. Mi pare mezzo scioglilingua, non bevo di niente. Però, insomma, è questo qua. E dovrebbe essere nuovo, perché io non l'avevo mai visto prima. Poi, sempre lì, mi sono presa sto Essence 3D, che si chiama Irresistible Vanilla Latte. Già che si chiama Vanilla Latte, mi ha fatto venire un certo languorino, però vabbè. Ed è lo 08. È un colore carinissimo e penso che questo come illuminante sia fighissimo. Quello là, non so, cioè sono colori molto chiari che uniti non ci puoi fare un trucco secondo me, perché non si vedrebbe manco la differenza, sai. Però usati singolarmente con un altro trucco secondo me lo impreziosiscono molto di più. Quindi ho preso. E poi sulle casse avevo trovato questa, che è una crema corpo da 50 ml, pagata 1,49 € della Lovea Nature, con karité e cacao. Cioè, regà, vi dico, fermate, io sono andata là a sniffà, ho sentito sto odore, ho detto no, io non la posso non pià. Madò, io penso non c'è niente di più buono dell'odore di queste creme, delle creme in generale. Non so tanto amante delle creme, nel senso non le sto tanto a mettere, cioè generalmente le metto solo estate perché inverno c'ho freddo, aspettare che mi si asciuga prima di vestirmi, però sono veramente buone, cioè io starei a sniffare creme tutto il santo giorno. E poi sono andata da Deli Whale e ho comprato due body molto buttons. Forse chiamerò Get Ready With Me Buttons, non lo so. E allora, piccola premessa. Per mio gusto, mi piacerebbe indossarli, dico mi piacerebbe perché ancora non li ho mai indossati, con una gonna a vita alta o un pantalone a vita alta e una giacca nera elegante, quelle tipo che vanno sui tailleur, no? Allora, questo è proprio il buttons a livelli potenti. È un body che è tutto trasparente con queste foglie di glitter sulle tette. Poi, a vostro grado di buttons, cioè, aspetta, come lo faccio capire? In base al vostro essere buttons, chi più e chi meno, scegliete se mettere gise o no. Queste coprono le tette, però poi si vedrebbe insomma un po' effetto dalla tettina, no? Dalla tetta. Bellissimo. Pagati 30 euro l'uno. E questo qua, che secondo me non è tanto buttons, quindi volendo si può mettere pure senza la giacca, è fatto con lo scollo a cuore, quindi non è trasparente sotto, ma è trasparente solo su questa parte. Dietro c'ha una piccola cucitura dalla parte sopra e ve lascia un pezzo di schiena, tipo un po' tipo costumino, no?
qua c'è il buco e poi qua c'è, insomma, la parte della mutanda. E qua c'ha tutte ste frange, capito? Mi ricordate un po' stile de Shakira, un stile shakiriano. E quindi niente, a Milano non ho preso tante cose, però insomma sono contenta di quello che ho preso, soprattutto per Essence, perché qua... Ah, calcolate che ho visto i commenti che mi avete lasciato sotto al video quello là, tipo dopo un anno strano ma vero, che avevo finito tipo qua Caterba dei trucchi, e mi avete scritto che dove andare a fare un giro su Cosmetics for Less, che c'ha proprio la Essence e vende linee vecchie. In realtà non c'è sta quel maledetto 52 del rossetto, quindi se qualcuna di voi lo trova, fatemi sapere, mandatemi un messaggio privato su Facebook, tanto io ho il profilo pubblico. Non posso accettare amicizie perché ho spazio pieno, però possono commentare tutti perché è pubblico, quindi mandatemi messaggi così, o scrivetemi un commento sotto un post, e mettiamoci d'accordo, io vi ridò i soldi, trovatemi sto cavolo di 52, lo voglio, e quindi niente. Mia Cellini, c'ho la foto di io che sto così, con i capelli tutti lunghi, di profilo, sto così con i capelli tutti lunghi, con altre ragazzette. Quindi se ve va, scrivetemi, se avete trovato questi 52 di Essence, scrivetemi. E niente, questa era Anastasia, l'ho arruffate con sto ferro, le ho fatte tipo così, tutte così, abboccolate verso il basso, sono stata un po', e poi io quando lascio li tiro un po', perché sennò ti vengono ricci tipo cherubino pan degli angeli, quindi è bruttissimo come effetto. Diciamo come un po' questo, che mi sono sbagliata, se vedete che no, ho tirato abbastanza, però vabbè. Niente, questo era il video, io mo vado a fare pizzette con mia madre, ceno, me vesto e vado al compleanno da amica mia, quindi niente, spero che questo video casareccio vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Raccontatemi qualcosa, non so, scrivetemi quello che vi pare, io vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto con nuovi video, perché sto veramente impresa bene questo periodo, anche se non è successo niente di eclatante nella mia vita, anzi diciamo non è successo niente, che cioè non c'è un motivo preciso, però boh, forse è l'arrivo del Natale, sto impresa bene, quindi vi riempirò di video. Se non arrivo, se vedete che comunque ci metto un po' di giorni, è perché non sono tanto esperta col computer, lo sapete, quindi poi un po' che ci si mette YouTube a non caricarmi i video, perché se ci avete fatto caso ultimamente li sto facendo anche abbastanza lunghi. E niente, mi scappa Rottino, ciao a tutti, alla prossima.